bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo subito dalla decisione della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso contro il dissequestro del MUOS presentato all'Avvocatore dello Stato per conto del Ministero della Difesa. Ci dice tutto Francesca Glieri. Resta sotto sequestro il MUOS di Niscemi, l'impianto di comunicazioni satellitare militare americano. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della Difesa e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali. Resta in vigore l'ordinanza del GIP di Caltagirone, confermata poi dal Tribunale per il Riesame di Catania, che ha bloccato la prosecuzione dei lavori. Cosa importante è che la Cassazione interviene dopo la sentenza del CGA che in parte aveva sovvertito quello che era il primo aspetto sull'abusivismo del TAR. Quindi nonostante la sentenza del CGA, la Cassazione continua a confermare l'abusività del MUOS. È giallo a Vittoria in provincia di Ragusa, dove ieri è stato assassinato un vigile del fuoco. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con la redazione di Ragusa News, dove c'è Gabriele Giannone. È un vero e proprio giallo l'omicidio del vigile di Vittoria, Giorgio Saillante, vigile del fuoco 57enne, ucciso ieri sera con uno o più colpi di fucile al volto all'interno della sua auto, una Passat Volkswagen bianca, dopo averla parcheggiata proprio davanti a casa a Vittoria. Polizia e carabinieri stanno scandagliando il passato, le amicizie della vittima in servizio come capo reparto al comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa. Gli investigatori al momento non escludono nessuna pista, ma quella privilegiata ovviamente è la sfera personale dell'uomo, che era incensurato e completamente estraneo a fatti di natura criminale. Per questo squadra mobile della questura e personale anche del commissariato di Vittoria, agli ordini del comandante, stanno continuando a interrogare familiari, amici, conoscenti di Saillante per ricostruire tutte le sue frequentazioni e la personalità dell'uomo. Controlli rigorosi e provvedimenti altrettanto ferrei per le 12 candelore che precedono l'incendio del Fercolo di Sant'Agata nei giorni 4 e 5 febbraio. Oggi è stato presentato il regolamento dal presidente del Comitato dei Festeggiamenti, che ha spiegato ai nostri microfoni cosa accadrà quest'anno. Sentiamo. Le candelore, soprattutto nei giorni precedenti il 3, 4 e 5, devono comunicare alla questura e al comune il loro percorso preventivamente, devono avere l'assicurazione, devono ovviamente rispettare il decoro oltre che le leggi e anche le normative fiscali. Questo anche per prevenire o comunque per controllare eventuali i cosiddetti inchini. Sì, sicuramente il regolamento serve a questo, il fatto che il percorso venga dato preventivamente e soprattutto il controllo poi del percorso, che venga rispettato il percorso, questo ci tutela. Dobbiamo stare tutti attenti con gli occhi aperti, appunto il regolamento serve a prevenire qualsiasi tipo di incidente, proprio perché la festa deve andare al di sopra di tutto. Operazione antiassenteismo in provincia di Siracusa, a Pachino, dove la Guardia di Finanza ha denunciato 7 persone. Ci dice di più in collegamento da Blog Sicilia Veronica Femminino. Timbravano il badge risultando quindi in servizio, ma poi tornavano a casa, andavano a fare shopping o addirittura a caccia nei boschi vicini. Ennesimo caso di assenteismo, stavolta al comune di Pachino, dove sono finiti nei guai 6 dipendenti e un dirigente dello sportello unico attività produttive. I 7 accusati adesso di truffa ai danni dello Stato sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Siracusa dopo un'indagine durata quasi un mese. Ad incastrarli le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Continua a Palazzo Zanca la protesta dei lavoratori di Messina Ambiente, la partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città dello Stretto. Oggi i lavoratori hanno manifestato contro il mancato pagamento degli stipendi. Abbiamo sentito per conto della CISL la segretaria Manuela Mistretta. Sentiamo. Come ogni mese veniamo qui a chiedere qualcosa che gli spetta invece di diritto. Persone che comunque stanno vivendo un grande momento di precarietà, di incertezza, si ritrovano tutti i mesi continuamente a dover lottare per aver riconosciuto qualcosa che gli spetta. Quindi noi siamo qui e elemosiniamo ogni mese persone coscienziose e responsabilissime che comunque, pur avendo numerosissimi problemi e non riuscendo più ad arrivare a fine mese, continuano ogni giorno a svolgere il proprio lavoro.
Ed è stato rimosso questa mattina l'asfalto davanti al sagrato della cattedrale di Catania, che tante polemiche ha suscitato. Sentiamo cosa ci racconta Sabrina Francalanza. Via l'asfalto della discordia dal sagrato della cattedrale di Catania. Stamani, infatti, è stato rimosso il nuovo tappetino installato nelle scorse settimane, divenuto però un vero e proprio caso, anche se è bene ricordare che anche prima di questi lavori nella stessa area c'era un manto d'asfalto. L'operazione di rimozione è stata coordinata dalla Curia, che momentaneamente realizzerà uno strato di cocciopesto. Questa pavimentazione sarà fruibile immediatamente. E immediatamente dopo io ho chiesto, diciamo, di concerto tra la sovrintendenza e Curia, di fare un progetto che richiami la pavimentazione lapidea ottocentesca, in modo che ci sia da una crisi un arricchimento architettonico della nostra città. Bene, era questo l'ultimo servizio. L'appuntamento della nostra informazione è rinnovato a domani, ma continuate a seguirci anche sui nostri giornali online di riferimento. Buon proseguimento!